Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con questo nuovo episodio della carriera, episodio numero 16 se non vado errato, ma comunque episodio molto euforico, perché sono euforico anch'io, perché raga, avete visto cosa è successo nell'ultimo ed è stato un qualcosa di incredibile, fantasmagorico, emozionante, e voi non potete non aver visto cosa è successo nell'ultimo, quindi se non l'avete fatto ovviamente trovate qui sotto l'episodio, perché trovate qui sotto tutta la playlist della carriera, oltre a trovare i miei vari social che possono essere Facebook, Instagram e Telegram, per dirvi quelli che uso un pochettino di più. Ma comunque, allora, ho detto praticamente tutto e quindi oggi, signore e signori, signori e signorine, bambini e adulti, andiamo ad avanzare con questo calendario, perché si parla di Premier League finalmente, mancata un po' nello scorso episodio, abbiamo giocato tanto in Coppa, oggi finalmente giochiamo in campionato là. Intanto Lampard Mendy vorrebbe un ritocco dello stipendio, ed è la cosa peggiore che ci potete chiedere in questo periodo, figlio mio, perché comunque bisogna pensare solamente a giocare in casa contro l'Al City. Poi successivamente avete già visto la grafica, un'altra partita che sarà contro il Southampton, la prima delle due, perché poi affronteremo il Southampton anche in FA Cup. Non so, perché sapete come funziona ormai, se ho voce, se ce la faccio, se non ci metto troppo, vi integro anche la quarta partita, altrimenti no. Però comunque andiamo al King Power Stadium contro la 19ª in classifica. Non è una partita scontata, perché finì 3-1 per loro, era la prima di campionato nel girone d'andata. Marzo si è aperto con le emozioni di qualsiasi genere, positive e negative, dai tanti infortuni, Vardy, Mendy, e ne potrei citare degli altri, alle partite emozionanti, su tutte quella che avete visto nello scorso episodio, ve l'ho citata in più sedi, ovvero quella di FA Cup contro il Crystal Palace, i rigori più assurdi della storia del calcio. Oggi si torna in campo in casa, di fronte a una squadra che sulla carta ci è inferiore, il Leicester, che è il miglior attacco del campionato assieme al Tottenham, che comunque milita in zona Champions, quindi questo vuol dire veramente tanto. Leicester che oggi però in attacco in particolare è molto molto rimaneggiata, e quindi andiamo a leggere la formazione delle Foxes, che scendono in campo con il classico Ziller tra i pali, però poi cambia tutto perché si torna a un modulo che non vedevamo da due mesi, ovvero il 4-3-1-2, e quindi il rombo che vedete qui in grafica, Slimani e Keita davanti con Villalba, prima di titolare in stagione per lui, alle loro spalle, a centrocampo Odegaard un po' adattato per così dire sul vertice sinistro, e poi gli altri che avete visto in grafica. Anche in difesa qualcosa cambia, riposa Alexandro, gioca Bellerin che torna nella sua posizione chiave del terzino, e quindi direi, senza indugiare più di tanto, abbiamo presentato al meglio questa sfida, bisogna fare bene, non facciamo scherzi e portiamo a casa i tre punti. Si appoggia da Hernandez dentro per Meyer, gioca comunque molto bene dal punto di vista offensivo l'Al City, quindi Snodgrass dentro per il colpo di testa sull'esterno della rete, altra bella azione della squadra ospite. Spazio per servire Tielemans, va dentro a Keita, poi Slimani, palla per il 19, tocco di suola, palla sul destro, calcia Slimani con deviazione, calcio d'angolo, primo squillo dell'Leicester. Il ritorno di Abel Hernandez, bravissimo qui, 15 ad andare, e poi il tocco per Keita, di prima per Odegaard, ottimo momento del 17, che poi ha visto Slimani, palla geniale per Slimani con il destro, la palla è sul fondo, che occasione per il Leicester. Yuri Tielemans ancora con il destro verso Morgan, che come all'andata segna il gol del Leicester, questa volta non dell'1-1 ma dell'1-0, avanti le Foxes. Vermore, altra bella azione, poi Drinkwater ci mette la punta e chiude, fa ripartire il contropiede dell'Leicester, serve Tielemans che lotta un po', poi Keita, può rimandare Tielemans, palla buonissima per il 16, che entra in aria, Tielemans fino in fondo, calcia a giro e trova il primo centro con la maglia dell'Leicester, il 2-0 delle Foxes in contropiede. Adesso è così che dobbiamo giocare, perché loro prestano alti, possono metterci in difficoltà, ma in mezz'ora ne hanno presi due. 65, frutto qualche cambio, sì, intanto che qui il Leicester dorme, ma sono una partita per partire, difesa che è stata ferma, si allarga il 25 che vuole trovare lo spazio per metterla dietro, trova Malone, tocca Ziller ma non basta, l'Al City torna in partita, qui però Leicester fermo clamorosamente, azione di contropiede dell'Al City perfetta. Forse gioco pericoloso, non secondo l'arbitro, si gioca ancora, palla in mezzo, la sporca forse Zuma, poi rinviene Tielemans in affanno, ma esce Leicester, Pellegrini dentro perché gli dà Balde, che può andare, attenzione che Leicester ha tanto campo per andare in contropiede, con la corsa dello spagnolo, al centro sta arrivando anche Villalba, lo aspetta Keita, che poi dalla parte opposta vede pure Musa, e poi da un pallone strano, ma Villalba lo recupera, e calcia in porta, Héctor Villalba, dopo il gol all'Arsenal in FA Cup, segna anche il primo in Premier League, finalmente al King Power Stadium, si sblocca il numero 22, fa 3-1 e richiude la partita. La
La partita è finita. Il Leicester ottiene 3 punti fondamentali dopo i 3 persi in casa contro il Liverpool. E oggi è 3-1 all'Hull City. Gli restituiamo il punteggio dell'andata e questo è molto importante per ripristinare un po' le gerarchie di questo campionato. Leicester che vola in classifica, riprende il volo dopo un piccolo passo falso casalingo contro il Liverpool, contro comunque un grande avversario. Il Leicester che di stagione ha anche battuto o comunque non ha perso contro squadre sulla carta molto più attrezzate. Oggi la vittoria doveva arrivare, è arrivata e adesso pensiamo alla prossima col Southampton. Nel calcio a volte la condizione mentale può far anche di più della condizione fisica di una squadra. Ecco perché il Leicester in questo periodo sta volando e sta ottenendo dei risultati comunque molto importanti. Ecco perché anche stasera vogliamo i 3 punti. Parte Prowse sul secondo palo, il Brighton, la palla torna al battitore del calcio d'angolo. Poi il destro di Virgil e la risposta di Ziller, che è uscito molto bene da un'altra situazione complicata. E allora può correre il brasiliano, che è velocissimo e sappiamo quanto possa essere pericoloso anche. Alessandro fino in fondo, salta l'avversario, finisce per terra, tanto per cambiare. È rigore per il Leicester. Me lo dite sempre, comunque minimo un rigore, 2 rigori episodio ce li abbiamo. Sempre questo fallo però. Questa è l'intelligenza artificiale di FIFA quest'anno. A noi ovviamente ci fa piacere, per carità. Poi bisogna anche segnarli i rigori, questo è un particolare che alla gente sfugge. Parte Mahrez, dice no, tanto per cambiare McCourty, proprio per il discorso che vanno segnati i rigori. E allora calcio d'angolo per il Leicester. Batte il Brighton, Alessandro, la palla resta lì, calcio di rigore ancora. Calcio di rigore ancora. E allora secondo rigore nel giro di un minuto per il Leicester. Riparte Mahrez. Sinistro, cambia angolo, il portiere rimane al centro ed è 1-0 per il Leicester. In 2 rigori troviamo il gol del vantaggio, che è molto molto importante. Poi discuteremo se ci fossero o meno questi rigori, discuteremo del regolamento di quest'anno di FIFA. L'importante è essere avanti. Austin dentro, grande idea per Long che calcia con il destro. Ziller, tanto per cambiare, mette il pallone in calcio d'angolo. È un po' dormito il Leicester qui. Comunque palla il Southampton. Grande idea intanto Long, 1-1. Che palla ha dato Çalhanoğlu. Quanto può essere importante avere un giocatore come lui. E qui il gol sulla carta l'ha fatto Long, sul campo l'ha fatto Çalhanoğlu, perché guardate che palla di prima che dà. Mette in porta il compagno che poi non può sbagliare da 2 passi. Ziller ovviamente incolpevole. Però adesso rivedremo. Eccola qui la palla di prima di Çalhanoğlu e poi tutti chiamano il fuorigioco. Vuole inventare qualcosa Mahrez, poi c'è largo Alessandro, servito poi di prima il Brighton sull'esterno della rete, meritava un gol l'11. Per ripeto sta giocando una grandissima partita All Brighton, ancora per Alessandro. Ha tanto campo qui il brasiliano e vuole spingere. Cedric prova a stargli dietro. È più veloce il brasiliano che poi da guarda al centro Musa. La mette forte e tesa per Musa, che porta in vantaggio il Leicester. Ho esitato un po' perché il punteggio non cambiava. Ho sospettato fosse fuori gioco. Invece è tutto buono. 62, assist di Alessandro. 2-1 Leicester. Adesso Morgan prova a lottare, poi la palla buona per Long, interviene Mahrez che disturba, forse anche fallosamente. Si continua con Barnes, un passaggio al suo Ziller. La partita finisce qui, non fa in tempo a entrare in campo Keita al posto di Slimani. 2-1 del Leicester al St. Mary Stadium. Ci rigiocheremo tra pochi giorni per la sfida di FA Cup. Oggi abbiamo dimostrato tantissimo, il punteggio è di misura, ma solo Leicester nel secondo tempo. Poteva finire anche 5-1 questa partita. Allora, rettifico quello che ho detto pochi istanti fa, perché invece i quarti di FA Cup, mannaggia la grafica di FIFA, si giocheranno in casa nostra. Quindi Marconi suona la carica prima della sfida, dell'attesissima sfida di Coppa contro i rivali. I rivali si fa per dire, in realtà, contro comunque il Southampton, per riconfermare quello che di buono abbiamo fatto in campionato, che stiamo facendo in campionato. Vi dico più soprattutto, cioè se ragazzi, dopo quello che ho visto contro Arsenal e Crystal Palace dal punto di vista delle emozioni, Leicester merita quantomeno, anzi minimo, come stavo dicendo prima, di arrivare alla finale di questa coppa. Poi vedremo come andrà. Comunque Leicester Southampton, io direi subito, immediatamente, di ribeccarci in campo. Leicester che, tanto per parlare un po' di statistiche e di dire qualcosa in più, sicuramente nell'arco di questa stagione ha imparato a raffigurarsi perfettamente nel suo allenatore. Vi parlo dell'atteggiamento, del non mollare mai, oltre che delle capacità tecniche. Quelle sono migliorate e miglioreranno ancora in futuro. Successivamente, allora riparte il Leicester con Tielemans, bravissimo a difendere questo pallone. Poi verticale per Musa, che aspetta ancora Tielemans. Serve Simpson a destra, Simpson, finta il cross, rientra ancora Simpson, fuori per Keita, poi Simpson,
E alla fine Simpson doveva segnare lui il gol più rocambolesco, o comunque uno dei più rocamboleschi di questa carriera. Che cosa è successo? E qui doveva segnare il Leicester, dai, doveva segnare. Va bene così. Noi ovviamente ce lo prendiamo tutto questo gol. Leicester 1, Southampton 0. E poi si rompe un braccio Simpson. Ha fatto una cosa proprio che vabbè. In questa fase della stagione meno partite si giocano meglio è, perché già siamo ai ferri corti con gli infortuni e dobbiamo anche recuperare diversi punti in campionato. Ma finisce qui il primo tempo 1-0 per il Leicester, che comunque convince dal punto di vista della concretezza, quella che a volte è mancata. Simpson, Drinkwater, da Keita, che aspetta i compagni. A sinistra c'è Alessandro, poi ancora l'inserimento di Drinkwater per Alessandro, carica il sinistro, McCarthy, aveva calciato benissimo il brasiliano, a largo per Tielemans, che è rimasto defilato a destra, dentro per Musa, che grande palla di Tielemans. Musa aspetta ancora Simpson, che ricalcia in porta, McCarthy in due tempi, a largo molto bene da Cardona, interviene Rugani, a vuoto però Cardona in porta, il pareggio del Southampton, questa volta malissimo Ziller, perfetto in ogni sua uscita stagionale fino adesso. Qui secondo me fa la papera. Rivediamo un po'. Conclusione di Cardona, Ziller un po' goffo. Diciamo che il problema vero è che non dovevano arrivare lì. Alde, c'è anche larghissimo Simpson, visto e servito. Stop e tiro, McCarthy in calcio d'angolo. Al 90esimo 1-1 e quindi adesso tempi supplementari, perché poi l'FA Cup cambia. Niente, stiamo scoprendo di tutto e di più. Drinkwater lascia Capucca, sta partendo Musa senza palla, lo vede Capucca che poi allarga dalle parti di Hector Villalba. Occhio a Villalba che va a puntare, Villalba rientra, taglia il campo, c'è Alessandro dalla parte opposta, arriva in area e calcia! Alex Sandro, 2-1 per il Leicester al 95esimo, la grinta del brasiliano. E chi se non lui poteva deciderla? Il giocatore che forse se lo merita di più, il giocatore più decisivo, più importante della stagione del Leicester. Fa 2-1. Game over al King Power Stadium. Il Leicester supera il Southampton 3-3 contro questo avversario in stagione. Per un Leicester che vince ancora con questa FA Cup che non si capisce ancora come vada. Adesso penso di aver capito, insomma, che dai quarti in poi questa competizione avrà gli scontri secchi e quindi si andrà a giocare i tempi supplementari qualora la partita finisse in parità. Oggi ad esempio, per il regolamento che conosciamo fino a prima di questa partita, si sarebbe dovuto giocare la gara il replay, insomma, però vabbè, adesso l'abbiamo imparato e quindi sappiamo un po' come funzionerà per il futuro. Ed eccoci qui signori, arrivati al termine di questo episodio. La festa non è ancora piccola perché vorrei che voi guardaste sotto di me la partita che giocheremo nel prossimo episodio, la prima almeno che giocheremo nel prossimo episodio. Ovviamente ve la vedrete settimana prossima, Leicester Atletico Madrid. Loro dovranno rimontare i due gol che hanno preso in casa, sarà complicato ma sicuramente assisteremo a una bella partita. Sarà fuori 4 settimane Mendy e questa è l'ultimo, insomma, l'ultima informazione che dovevo darvi, perché adesso non mi resta che dirvi di lasciare like a questo video perché ne arriverà un prossimo, ovviamente la settimana prossima. Per il momento è tutto, se non lo siete già iscrivetevi al mio canale, un bacione e bella.